Arrivata pochi giorni fa dal Nord Africa in cerca della figlia, al suo fianco in queste ore la sorella Anna. No. Lei è sempre coinvolta, piange, vuole vedere la verità di sua figlia, speriamo uscire qualcosa. Cosa pensa? Non la Samira mai andare da sola, lascia la sua bambina, la Samira. La Samira rapita o la qualche incidente, la qualcosa, non mai lascia la Samira, la bambina va da sola. No. Nebbia fitta intorno a questo casolare nella campagna padovana e sulla sorte di Samira. Il marito, Mohamed Barbri, è ora indagato a piede libero per il suo omicidio e l'occultamento del cadavere. È stato lui a denunciare la scomparsa della moglie, ma gli investigatori non gli credono. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo sul caso. I RIS di Parma hanno già eseguito rilievi fuori e dentro la casa. Nessuna traccia, ma la madre della marocchina sparita è rassegnata, non accusa direttamente il genero, però è convinta che nessun altro avrebbe potuto fare del male alla figlia. Nell'ultima telefonata, domenica 20 ottobre, Samira le aveva detto che stava cercando un lavoro come voleva il marito, un uomo geloso che la controllava, la seguiva e ne spiava il telefono. Suo marito le ha detto andare a cercare il lavoro, sua mamma no.